Benvenuti in questo nostro salotto virtuale. Oggi abbiamo la fortuna di avere con noi quattro esperti che presenteranno e discuteranno tra di loro intorno a quattro tecniche chirurgiche molto particolari. Sono il dottor Roberto Pistilli, che parlerà di impianti zigomatici, il professor Pietro Felice, che parlerà di short implants, il dottor Luigi Vito Stefanelli, che parlerà di impianti pteroidei, e il dottor Marco Rinaldi, che parlerà della tecnica AMSCI. Ogni relatore avrà a disposizione 10 minuti di presentazione di un caso e 5 minuti di domanda e risposta da parte dei colleghi. Alla fine delle sessioni io mi sono riservato delle domande da fare ai nostri illustri esperti. Per cui io vi presento il primo relatore, è appunto il dottor Roberto Pistilli, che è dirigente chirurgo maxillofacciale presso l'azienda sanitaria San Camillo Forlanini, è presidente della società Sirio di Roma, è anche presidente della Commissione Cultura dell'Ordine degli Odontoiatri di Roma, associativo IAO, e direttore del corso di sezione anatomica presso l'Università Miguel Hernández di Alicante. Io chiedo al dottor Pistilli di appunto avviare la sua presentazione. Eccoci qua, siamo pronti. Allora, ringrazio Luca Casalena per l'invito. Saluto dottor Stefanelli, dottor Rinaldi, dottor Pietro Felice. Inizio io a parlare di impianti zigomatici, però vorrei fare prima una premessa perché come chirurgo maxillofacciale da 30 anni mi interesso di chirurgia rigenerativa dei mascellari e insieme proprio al dottor Pietro Felice abbiamo visto anche il nostro ruolo, no, di didattica a livello universitario, voluto semplificare un po' quelle che sono le atrofie dei mascellari e fare una classificazione delle atrofie dei mascellari, perché noi abbiamo tre tipi di mascellari totalmente edentuli e atrofici. Sono quei mascellari che abbiamo definito TEM1, quei mascellari che ancora hanno una quantità di osso sufficiente per poter posizionare degli impianti, ovviamente andando a cercare l'osso dove è per presente, quindi mettere degli impianti corti, degli impianti tiltati, degli impianti pterigoidei. Poi abbiamo un tipo di mascellare, di atrofia di mascellare, che non ci consente di mettere neanche gli impianti corti o gli impianti tiltati, ma ancora che ha ancora quella quantità di osso sufficiente che ci consente di avere una chance ricostruttiva con innesti a blocco, con innesti a blocco di osso autologo, con tecniche GBR. E poi abbiamo invece quei mascellari che invece non hanno neanche questa possibilità, cioè hanno una quantità di osso talmente atrofico, talmente scarso, che andare a fare una chirurgia ricostruttiva comporta inevitabilmente a breve termine dei fallimenti, perché non abbiamo quel substrato osseo, quindi quella possibilità di avere dei presupposti neoangiogenetici che ci consentano di avere una chance ricostruttiva. Noi ormai abbiamo stabilito che per fare implantologia zigomatica noi ci rivolgiamo a quei pazienti che fanno parte della TEM1 e della TEM2. Se fanno parte della categoria della classificazione TEM1, cerchiamo sempre di adottare una tecnica di cui parlerà il dottor Pietro Felice, che sono gli impianti corti, oppure il dottor Stefanelli che parlerà degli impianti pterigoidei. Vi faccio vedere questo caso, che è un paziente che viene da due fallimenti di chirurgia rigenerativa e l'ultimo intervento è stato un Aleforte 1 con innesti interposizionali, quindi con una tecnica inlay, e che anche qua ha portato a un fallimento. Per cui la paziente è venuta da noi per risolvere il suo problema. Vedete che dal modello stereolitografico che noi sempre realizziamo prima di eseguire un intervento di implantologia zigomatica, ci rendiamo conto che non abbiamo assolutamente neanche osso crestale, abbiamo solo osso basale, quindi abbiamo un palato veramente fortemente atrofico e fortemente stretto. In questa paziente, e lo potete vedere anche dalle immagini cliniche del paziente e dalle immagini intraorali, abbiamo un mascellare
molto piccolo, estremamente atrofico e con degli esiti cicatriziali importanti. Pensare di fare chirurgia rigenerativa, un nuovo intervento di chirurgia rigenerativa, credo che sia impensabile. Questa paziente l'abbiamo sottoposta a una implantologia zigomatica. Abbiamo fatto un intervento in cui abbiamo cercato di avere sotto controllo tutte le strutture anatomiche e in particolare il bordo orbitario inferiore, quindi il contorno orbitario esterno. E per fare questo vedete che la sclerizzazione è molto ampia, vedete il nervo infraorbitario e vedete quello che è il contorno orbitario esterno qui in alto. E andiamo sempre a ricercare la visualizzazione completa dello zigomo. Abbiamo inserito due impianti zigomatici nel lato sinistro e vedete che la stabilizzazione dell'impianto è solamente a livello del corpo dello zigomo, mentre a livello della cresta ossea residua, che praticamente è assente, l'impianto è solo appoggiato, quindi non c'è alcuna integrazione dell'impianto a livello crestale. E abbiamo fatto la stessa cosa sul lato di destra. Vedete che inizia, questo è un caso che ormai risale a 7 anni fa. Noi abbiamo un controllo clinico a 6 anni. Vedete che noi cercavamo sempre il bicorticalismo al livello dello zigomo, adesso cerchiamo di minimizzare la ricerca del bicorticalismo, cerchiamo di stabilizzare l'impianto per quei 5-6 mm che noi abbiamo a livello dello zigomo senza assolutamente uscire dallo zigomo. Questi sono i quattro impianti posizionati. Abbiamo ovviamente preso un'impronta intraoperatoria perché noi riteniamo che l'impianto zigomatico debba sempre, quando ovviamente abbiamo dei torchi di inserimento, ma in genere sufficienti, ma in genere nello zigomo riusciamo sempre a trovare dei torchi superiori ai 30 newton, abbiamo deciso di fare ovviamente il carico immediato, facciamo sempre il carico immediato, quindi abbiamo inserito i transfer di impronte, abbiamo suturato i lembi in posizione intorno ai transfer di impronte, abbiamo preso l'impronte a distanza di 24 ore, abbiamo posizionato una protesi che è una protesi provvisoria armata, avvitata. E questa è la paziente il giorno dopo, quindi ovviamente abbiamo un pochino di ecchimosi a livello del fornice vestibolare superiore, abbiamo un po' di sofferenza del labbro inferiore perché quando noi inseriamo gli impianti zigomatici dobbiamo aprire molto la bocca del paziente e inevitabilmente abbiamo un po' di sofferenza delle labbra perché vengono divaricate in modo importante. Quindi questa è la paziente da 24 ore, questo è il controllo ortopanoramico a 24 ore. E questa è la paziente prima del trattamento e al controllo fatto a 30 giorni. Questo in anteroposteriore e in latero laterale. Questo è il controllo a 6 anni, dove abbiamo fatto un occipito buccale per controllare sempre la posizione degli impianti. Noi facciamo sempre un occipito buccale nel postoperatorio per controllare il rapporto dell'impianto mesiale con il bordo orbitario inferiore e quindi con il pavimento dell'orbita. La paziente è in buonissima salute e facciamo sempre un controllo TAC perché vogliamo vedere quella che è la reazione del seno mascellare. Vogliamo sempre dei seni mascellari che siano perfettamente areati, controlliamo che non ci sia un'insorgenza di sinusite. Luca, se tu me lo consenti, che ho ancora un paio di minuti, 2 o 3 minuti, Sì, faccio vedere certo. un altro caso Vai, vai. che sia emblematico, altrimenti mi fermo. Allora, questo è un altro paziente che faccio vedere perché questo è un esito di labiopalatoschisi e quindi un paziente che anche questo non è possibile andare a ricostruire con degli innesti a blocco. Dovremmo cercare delle soluzioni alternative, ma anche qui ci troviamo di fronte a un'atrofia estrema e quindi anche qui abbiamo posizionato 4 impianti zigomatici. Questi sono casi che risalgono a qualche anno fa, quando noi cercavamo, quando era possibile, una stabilità anche a livello crestale. Attualmente andiamo a creare un solco a livello crestale e andiamo a posizionare degli impianti un pochino più extrasinusali perché vogliamo che l'emergenza non sia così palatale, ma sia un pochino più vestibolare per avere meno ingombro protesico a livello palatale. E questo è il paziente a distanza di 24 ore, ho fatto anche un piccolo lembo per cercare di chiudere la schisi, controllo ortopanoramico e questo è il paziente pre e controllo a 5 anni. Anche a questo paziente abbiamo eseguito un attacco di controllo a 5 anni che mostra che non c'è nessuna reazione infiammatoria a carico dei seni mascellari. Con Pietro stiamo portando avanti dei protocolli di ricerca di cui adesso non vi parlerò,
vi dirò che i nostri protocolli di ricerca hanno uno scopo di confrontare l'implantologia zigomatica con una tecnica ricostruttiva. Quindi abbiamo suddiviso, no, i pazienti in due gruppi, un gruppo in cui inseriamo degli impianti zigomatici, un gruppo in cui abbiamo eseguito una ricostruzione ossea e poi degli impianti tradizionali. Questi sono pubblicati, abbiamo uno studio clinico randomizzato a 1 anno e adesso è uscito lo studio a 3 anni. E io direi che può bastare così. Perfetto, ti ringrazio Roberto, dottor Pistilli. Io chiedo ai colleghi che le hanno ascoltato se ci sono delle osservazioni, delle domande su quanto hanno visto. Da parte mia, io ho delle domande che comunque farò a Io ciascuno di volevo. voi. Vai. Allora, no, niente, solo una precisazione sul fatto che, appunto, siccome oramai lavoriamo insieme da quasi 15 anni, è importante che capisca, insomma, la gente capisca. Lo Il sento male dietro, professionista ti capisca interrompo. perché oggi l'impianto zigomatico. Mi senti male? Pronto? Mi Ti sentite? sentiamo, parla. Adesso ti sentiamo, parla. Mi senti? Ok. Quello che vedo oggi nel mercato riguardo l'impianto zigomatico è che c'è una certa leggerezza, nel senso che è una certa superficialità nell'approccio. Noi siamo arrivati allo zigomatico dopo tanti anni di Roberto più di me, di chirurgia ricostruttiva e ci rendiamo conto che oggi lo zigomatico, come poi altre alternative, rappresenta un'alternativa importante perché la vita media del paziente si è allungata. Cioè oggi un paziente di 80 anni non è un paziente vecchio, è un paziente che ha le stesse esigenze di uno di 50 anni con caratteristiche un po' diverse. E quindi l'utilizzo dell'osso nativo e non di una chirurgia ricostruttiva di sicuro da me invasivi altri vantaggi che stiamo vedendo. Li stiamo vedendo perché noi oramai, come diceva Roberto, da 5-6 anni abbiamo fatto questi protocolli in cui abbiamo comparato l'impianto zigomatico con dei protocolli approvati dal comitato etico, con le tecniche tradizionali. Ci sono vantaggi e alcuni svantaggi legati un pochino anche al tipo di impianto che abbiamo utilizzato all'inizio, cosa che adesso abbiamo cambiato. Però quello che secondo me occorre tenere presente è che questo tipo di chirurgia è una chirurgia che noi non facciamo sempre, anche se ne facciamo quasi una settimana, ma è specifico a un paziente particolare con determinate esigenze. E cosa importante che vi ha detto Roberto, che vi ha fatto vedere, capacità biologica molto ridotta. Dico questo perché vedo trattamenti con impianti zigomatici dove è possibile utilizzare delle alternative un po' meno invasive. Poi che sia giusto o sbagliato, questo neanche la scienza oggi lo dimostra perché non abbiamo evidenza scientifica. Però secondo me la morbidità post-operatoria e tutte le conseguenze, secondo me, nella scelta della tecnica chirurgica devono essere prese in considerazione. Perfetto, grazie. Ci sono altre osservazioni? Dici Luigi. No, volevo chiedere a entrambe, al dottor Pistilli e al dottor Felice, che dalla presentazione di Roberto mi è sembrato di aver capito che l'impianto zigomatico rappresenta, diciamo, l'ultima spiaggia del trattamento di un paziente, cioè nel senso che loro ricercano prima altri tipi di tecniche meno invasive. Ma mi capita di vedere
nella promozione di corsi sugli zigomatici che stanno diventando, diciamo, numerevoli ormai, che stia diventando una sorta di trattamento non da ultima spiaggia, ma rutinario. Ecco, volevo che spendessero due parole appunto su questa cosa, cioè come mai le aziende stanno cercando di promuovere questo tipo di trattamento come trattamento rutinario, se loro dopo tanti anni di esperienza, diciamo, nel trattamento di questi pazienti atrofici, ci stanno dicendo che è l'ultima spiaggia. Beh, ha detto giustamente Pietro, perché purtroppo oggi le aziende vi spingono, no, a fare dei trattamenti che noi, che sono 30 anni che facciamo questa chirurgia, non riteniamo corretti da un punto di vista etico. Noi, visto che abbiamo fatto questa classificazione, no, in tre tipi di atrofie, nel primo caso, cioè dove noi abbiamo la possibilità di mettere gli impianti corti, gli impianti tiltati, gli impianti pterigodei, sempre gli spingiamo il paziente a fare questo, perché ce la dobbiamo giocare quella carta, perché poi, siccome purtroppo l'implantologia non è eterna, no, con gli impianti corti o con gli impianti pterigodei o con gli impianti tiltati, come non è eterna l'implantologia con gli impianti zigomatici, ci giocheremo la carta successivamente degli impianti zigomatici. Negli altri due tipi di atrofia, nell'ultimo caso io ritengo che l'impianto zigomatico, l'impianto superiosteo sia l'ultima, veramente l'ultima chance, non ci sia alternativa, perché non spingiamo assolutamente il paziente a fare una tecnica interposizionale o fare degli innesti ricostruttivi. Nel secondo gruppo di pazienti, quelli che ancora avrebbero delle chance di fare chirurgia ricostruttiva, io personalmente, ma qua anche Pietro, diamo la chance, l'alternativa a fare un'implantologia ricostruttiva, una chirurgia ricostruttiva, per poi mettere degli impianti tradizionali. Però io faccio presente al paziente, e anche Pietro fa presente al paziente, che quel tipo di trattamento comporta almeno 15 mesi di trattamento, e poi il paziente non può portare una protesi mobile, oppure dobbiamo trovare delle soluzioni che consentano al paziente di portare una protesi mobile in quel periodo. Mentre l'impianto zigomatico o l'impianto superiosteo di cui parlerà Marco, è un qualcosa che ti consente di fare un carico immediato. Voi capite che cambia radicalmente proprio tutto il mondo, no? In questo senso. Paradossalmente, Luigi, quello che ci farà vedere poi Marco è un passo avanti rispetto allo zigomatico, in questi termini. Cioè, ogni volta che uno fa una tecnica chirurgica, deve saper fare la tecnica chirurgica, ma deve saper anche gestire le eventuali complicanze. E a parte che la letteratura le riporta sempre poche, secondo me c'è qualcosa che non va, ma l'impianto zigomatico nel tempo può dare delle complicanze. Basti pensare al fatto che uno parte da una mucosite, attenzione, ho detto mucosite, non per implantite, perché nella maggior parte dei casi non c'è manco l'osso. Mucosite che diventa quello che diventa, sinusite, eccetera, eccetera, a quel punto uno smonta gli zigomi per rimuovere l'impianto zigomatico. L'utilizzo della tecnica che sta portando avanti Marco è un qualcosa, a mio parere, che ha un passettino in più nel rispetto alla tecnica chirurgica e rispetto al paziente, perché uno probabilmente è meno invasiva, due, pensando praticamente a una eventuale complicanza nel tempo, non arrivi allo zigomo, ti fermi a livello del naso. Quindi, cioè, è tenendo conto che oggi quello che lui farà vedere è una cosa completamente cambiata rispetto a tanti anni fa. Cioè, prima smontavi la faccia al paziente e dovevi provare e riprovare, oggi col CAD/CAM fai cose completamente diverse. Quindi capisci perché queste tecniche che noi stiamo riprendendo, le stiamo riprendendo, le dobbiamo utilizzare pensando prima di tutto alle esigenze e al bene del paziente, ma a quello che può succedere poi nel tempo. Perfetto, grazie mille. Perfetto. Dottor Rinaldi, vuole aggiungere qualcosa o un'osservazione, qualcosa?
Sì, volevo solo chiedere al dottor Pistilli se quando parlate di ricostruzione ossea parlate di osso autologo o di altre cose. Allora, noi nel protocollo di ricerca che abbiamo portato avanti, ricostruzione versus zigomatico, abbiamo usato dell'osso eterologo in blocchi, ma tutta la nostra chirurgia ricostruttiva di 30 anni era tutta basata sulle ricostruzioni con osso autologo da cresta iliaca o da calvaria. Esatto, io condivido molto perché anch'io ho fatto più o meno come tutti noi lo stesso percorso, che il problema principale non è tanto la traumaticità dell'intervento ricostruttivo quanto tutti quei mesi senza protesi che sono veramente duri da sopportare. Questo in effetti trovo che il dottor Felice e il dottor Pistilli abbiano sottolineato il punto cruciale, perché la traumaticità alla fine farmacologicamente si controlla bene e si parla. Generale, sì, nella maggior parte dei casi l'anestesia generale, quindi sì, sono d'accordo. Certo, esatto. Ma poi Marco, Sì. anche questo, la cosa che io ho notato nel corso degli anni, che sì, è ovvio che io ho fatto parecchi casi di ricostruzione con osso autologo, ci sono casi che hanno 15, 16, 17 anni di follow-up, però in media, già dopo 6, 7, 8 anni, questi pazienti che vengono ricostruiti con osso autologo cominciano a perdere osso a livello crestale, quindi subentrano le problematiche per implantari, le perimplantiti. Quindi i follow-up a lungo termine non è che sono buoni, mentre già Sì. vediamo casi fatti con gli zigomatici che cominciano ad avere 9 anni, 8, Ah, 9 anni di certo. follow-up e buoni. Sì, Quindi sì, sì. C'è stiamo veramente cambiando mo radicalmente molta il nostro. variabilità oggettivamente nella ricostruttiva, in effetti. È anche difficile capire se due pazienti sono uguali quando si fanno queste tecniche ricostruttive grosse. Certo. Perfetto, io No, passo la parola al professor Felice, che adesso diventa relatore. Lo quindi presento io cosa brevemente, ma faccio? tu Apro. adesso co condividi schermo. Condiviso. Quindi, perfetto, quindi vediamo il Poi tuo noi schermo. silenziamo. E possiamo vedere, esatto, possiamo vedere la tua presentazione. Quindi la parola al professor Io però Felice. non vedo perché c'è qualcosa sopra. Vedo delle. Aspetta, vabbè, comunque riesco a parlare lo stesso. Cioè, voi lo vedete tutto lo schermo? Tutto, Benissimo, vediamo tutto. peccato, Sì. perché con me ci siete voi sopra lo schermo, sopra la mia presentazione. Allora posso far così, secondo me. Tu sì, puoi spostare la figura dei relatori. Porca miseria, non me lo fa spostare. Aspetta un attimo, scusate, arrivo. Annulla. Ok, va bene, non c'è problema. L'importante è che vediate voi. Allora, Sì. quello che vi presenterò è un caso, perché oggi si parla di atrofia dei mascellari, tenendo conto che l'impianto corto non è una novità, l'implantologia è nato prima di tutto, è nata come impianti corti, cioè l'impianto corto oggi, l'impianto corto è un impianto che viene considerato di per me 4-5 mm. Fino a qualche anno fa si andava paradossalmente, scusatemi il termine, in galera se uno posizionava un impianto lungo 7 mm. Oggi l'impianto lungo 7 mm, a mio parere, è un impianto di lunghezza standard. Quindi l'impianto corto non è una novità. Come si sono riprese tante tecniche e migliorate, nate tanti anni fa, si è ripreso anche l'impianto corto, ma fondamentalmente lo abbiamo ripreso per il trattamento della mandibola posteriore, cioè delle atrofie della mandibola posteriore, che ancora oggi, noi diciamo sempre, ancora oggi rappresentano anche nelle tecniche migliori al mondo il cimitero di tutte le tecniche chirurgiche. Perché una tecnica chirurgica, ogni volta con Roberto noi diciamo sempre che la difficoltà non è quella di coprire il lembo, no? Di fare un lembo e di coprire il mio innesto, perché un chirurgo è in grado di farlo. La riuscita di una tecnica ricostruttiva è legata al fatto che nel tempo questo osso duri, ma nel tempo. Questo è una cosa importante che, a mio parere, tanti colleghi devono tenere presente, perché quando assistiamo
anche ai vari congressi dove colleghi protagonisti mostrano delle bellissime chirurgie. Oramai i video sono spettacolari perché abbiamo delle telecamere meravigliose, però la maggior parte dei casi che vengono mostrati si fermano alla chirurgia e al massimo alla riapertura con queste istologie, no, meravigliose. Però il problema è che la risposta, e quindi perciò è nato l'impianto corto nelle nostre mani, è che cosa succede a quell'osso nel tempo? Cioè quell'osso rimane oppure no una volta che è sottoposto a carichi protesici, no? Quindi noi siamo partiti con la mandibola e solo ultimamente ci siamo spostati al trattamento con impianti corti, ma impianti ultra corti, perché qui stiamo parlando di impianti lunghi 4 mm, cioè una lunghezza reale di impianti lunghi 4 mm, tenendo conto che li abbiamo usati tutti, di 7 mm, 6, 5, fino ad avere... perché non vado avanti? Ah, ecco, fino ad avere, vedete, queste situazioni in cui è possibile posizionare, è possibile ricostruire l'osso, avete ragione, è possibile posizionare l'opteroideo, bisogna di sicuro fare qualcosa a livello della premaxilla, perché vedete anche voi che c'è poca roba, c'è poco osso. Allora, questa è stata una delle prime pazienti con cui siamo partiti, dovrebbe avere già adesso un follow-up di 3 anni, quindi è una alternativa discutibile, però prima o poi bisogna partire. Noi con questi casi Sirius, poi alla fine siamo partiti con un vero protocollo di ricerca. Questa è una paziente che si rifiutava di fare qualsiasi cosa, la chirurgia ricostruttiva, e si rifiutava anche di fare lo zigomatico per questioni diciamo economiche. Quindi vedete, è una chirurgia semplice, un lembo diciamo semplice, in cui si va a scheletrizzare il mascellare e si va ad utilizzare l'osso residuo nativo del paziente che abbiamo a disposizione, tenendo conto che in questo caso non avevamo, avevamo zero nel secondo quadrante. Questo è un impianto lungo 4 mm che noi utilizziamo nella mandibola posteriore quando abbiamo almeno 5 mm di osso. Nel caso del mascellare superiore lo utilizziamo anche quando abbiamo 4 e 3 mm, anche perché se si va a invadere, ma generalmente non lo invadiamo perché facciamo un piccolo mini rialzo per via crestale di 1 mm, ma comunque anche se dovessimo invadere di 1 mm il seno mascellare, tutta la letteratura scientifica ci dimostra come la membrana alla fine ricresce al di sopra appunto dell'apice implantare. Sono impianti da cui appunto abbiamo oramai un'esperienza di almeno 7-8 anni che, ripeto, utilizziamo nella mandibola posteriore, però in questo caso abbiamo fatto questo primo mascellare. Vedete come tutta la preparazione è una preparazione verso il un pochino più palatale, perché generalmente questi tipi di difetti non sono mai difetti verticali puri, ma sono difetti misti. Osservatevi il posizionamento appunto del primo impianto e successivamente appunto il posizionamento di tutti gli altri impianti. Chiaro che in un mascellare edentulo noi arriviamo a posizionare, perché abbiamo poca conoscenza, anche 8 impianti, perché sono protocolli di ricerca dove vogliamo andare a capire che cosa succede. Osservate, non si sa per quale ragione otteniamo dei torque elevati superiori a 40 newton, nonostante sia il mascellare, nonostante l'impianto sia un impianto corto. È chiaro che il posizionamento di questi impianti, che sono nella maggior parte dei casi, scusate la foto, ma è quello che siamo riusciti a recuperare, sono gli svantaggi della chirurgia ricostruttiva. Il paziente non porta
la protesi mobile, a maggior ragione in questo caso perché questi sono impianti, chiamiamoli quasi trasmucosi. Però osservate come nel lato di sinistro non era stato possibile far nulla perché veramente la quantità di osso era pari a un millimetro. Dopo 6 mesi e non dopo 4 mesi viene fatta tutta la parte protesica. Come soluzione protesica si sceglie sempre la stessa soluzione valida per lo zigomatico, nella maggior parte dei casi una barra rigida, e il tipo di protesi che alla fine otteniamo è una protesi, chiamiamola ortopedica, perché se poi noi andiamo a vedere, se andiamo a paragonare questa tecnica rispetto allo zigomatico, e sì e no, nella maggior parte dei casi anche rispetto alla chirurgia ricostruttiva, e andiamo a vedere la protesi, perché alla fine la nostra riabilitazione implantare è a fini protesici, cioè dei nostri impianti non importa niente a nessuno. Quindi quello che noi andiamo a giudicare è il tipo di protesi. Qui abbiamo, osservate, una protesi, chiamiamola ortopedica, e cioè con una falsa gengiva in altezza, in spessore, che è lo stesso tipo di protesi che vi ha mostrato prima il professor Pistilli. E pensando alla protesi, alla fine abbiamo lo stesso risultato con meno invasività. Queste sono le RX endorali. Chiaramente il follow-up è un follow-up, qui c'è scritto 2 anni, ma il caso è arrivato anche a 3, è un follow-up insignificante, no? Cioè è un follow-up che ha bisogno di tempo. Questi pazienti vengono accompagnati nel mantenimento della protesi, e chiaro è che questo non vuole dimostrare che ogni qualvolta abbiamo questi mascellari vanno utilizzati gli impianti corti. Assolutamente no, ripeto, è un protocollo di ricerca, però se per caso dovessimo ottenere dei risultati almeno a 5 anni predicibili, io penso che questo tipo di soluzione può essere, diciamo, un ritardare, no? O una chirurgia più avanzata, o ad esempio l'utilizzo di tecniche alternative più avanzate, anche perché, scusate, se in questo caso fallisce questo impianto, è un impianto lungo 4 mm, quindi io non ho posizionato un impianto lungo 13 in una chirurgia ricostruttiva in cui sapete i disastri che facciamo, oppure un impianto zigomatico in cui bisogna smontare lo zigomo, diciamo, al paziente. Perché vi dico questo? Perché noi dobbiamo tenere presente, come vi dicevo prima, questo è quello che poi è il nostro parere, che la vita media del paziente si è allungata, quindi più possiamo ritardare quelle tecniche che non si controllano, perché un conto è una perimplantite in un osso nativo e un conto è il controllo di una perimplantite in un osso non nativo, ricostruito, cioè non si controlla. Se ci va bene, in 1 anno e mezzo, 2, perdiamo tutto. Poi è chiaro che ci sono coloro che ritengono che l'impianto va tenuto in bocca con le spire esposte. Io non reputo questo sia giusto, anche perché, voglio dire, l'impianto è un dispositivo medico come lo è una protesi ortopedica, che ogni volta che si infetta, insomma, viene poi rimossa. Ecco, io avrei finito e spazio alle domande. Perfetto, quindi spazio alle osservazioni, domande da parte dei vostri colleghi. Ah, poi perfetto. Mi ridate il coso di prima? No, devi disattivare lo schermo. Ho già disattivato. Sì, ok. Cosa vuoi? Sì, stai tranquillo. Qual è il... quindi ci sono delle osservazioni? Io personalmente condivido totalmente quello che dice il professor Felice, perché questi sono tutti i casi che noi condividiamo e facciamo insieme, quindi è sì, ovvio che sono totalmente d'accordo, totalmente d'accordo. Forse in questo caso in particolare potrebbe intervenire Luigi e dire
che a livello pterigoideo si poteva sfruttare un pochino di più la pterigoide. La domanda che voglio fare io è se, siccome io, diciamo, ho iniziato da poco un protocollo di ricerca in cui nei pazienti atrofici sto cercando di inserire i due impianti pterigoidei e gli impianti corti. Volevo sapere se questa tecnica mista poteva essere una soluzione che può essere praticata. Certo, Luigi, non lo certo. so. No, no, nel senso che sì, può essere praticata, però sia a livello di letteratura scientifica che di esperienza c'è poco. Cioè, nel senso che l'unico confronto che uno può fare è per l'impianto zigomatico, il quad. È l'utilizzo di due impianti zigomatici e davanti impianti standard, che poi vuol dire 7-8 mm. Quello che abbiamo visto noi nella nostra esperienza, ma quello che appunto si vede anche in letteratura, è che quando utilizzi degli impianti con così diversa lunghezza, quindi nel caso impianto zigomatico e impianti normali davanti, nel tempo davanti gli impianti standard o corti hanno avuto dei problemi, perdono osso. Infatti è talmente vero questo che i big, cioè quelli che fanno zigomatici oramai da 30 anni, utilizzano come soluzione il quad. Non si parla più di per interi mascellari, non si banda più di due impianti corti e impianti. Quindi insomma, complimenti per questa cosa che stai facendo, perché insomma, la comunità scientifica ha bisogno di risposte, però in questo caso che io ho fatto vedere davanti non avevi praticamente nulla, cioè Vero. avevi la possibilità di mettere 4 mm, sai, andare a paragonare 4 mm con l'pterigoideo, io paragonerei l'pterigoideo con impianto corto brutalmente standard, cioè 7 cm, ma non col. Io posso fare un paio di domande al dottor Felice. Allora, uno, se pensi che ci sia molta differenza tra impianti da 4 mm a quelli, non so, di 6, per dire, perché non sono tanto disponibili, cioè non sono tante le case che fanno impianti così corti. Quindi c'è No, una differenza. assolutamente no. Il No. problema, sai qual è? È che quando tu hai una mandibola posteriore e hai 5 mm sul nervo, non puoi utilizzare i 6. Quindi, cioè, Ecco. non è un accanimento terapeutico, è un'esigenza terapeutica. Tieni Certo. presente che noi fino adesso abbiamo parlato di corti come, e l'abbiamo dimostrato come alternativa alla ricostruzione nella mandibola posteriore. Oggi con Roberto è diventato interessante il fatto che l'impianto corto è diventato un'alternativa ai fallimenti della chirurgia ricostruttiva della mandibola posteriore. Sì, condivido, Quindi certo. il mio consiglio, cioè, sono d'accordo con te, cioè non c'è differenza tra 4 e 6, però a meno che tu non possa bypassare il nervo, fa fatica a mettere un 6 quando hai 6 mm. Come osso residuo sopra il nervo in una mandibola posteriore. Quindi le Certo. aziende sono venute incontro ed è stata una cosa positiva in questo. Mi sembra comunque che possiamo fare una considerazione della quale mi sa che più o meno siamo tutti abbastanza d'accordo, che tutte le protesi prima o poi falliranno. Quindi da qui si apre un capitolo abbastanza vasto sulla che cosa noi cosa comunichiamo al paziente, perché mi è piaciuto molto questo caso che hai mostrato, però bisogna poi capire il paziente che cosa si aspetta da questo tipo di ricostruzione, perché deve avere ben chiaro, questo è un po' anche quello che io trovo io con l'AMSCI o con altre tecniche, che è molto importante che il paziente capisca che cosa le stiamo offrendo, ovviamente. Noi siamo Sono d'accordo, ma. d'accordo con te, sono d'accordo con te, pienamente d'accordo con te. Beh, noi pazienti a cui sottoponiamo un'implantologia con impianti corti facciamo un discorso ben preciso, cioè il paziente è preparato al fatto che è un'implantologia anche quella estrema come estremo l'impianto zigomatico. E paradossalmente, proprio dopo questo discorso, sono molto più propensi a venire spesso a studio, a fare i follow-up, i controlli di igiene. Quindi stiamo vedendo che l'impianto corto dura tantissimo, eh? No, Quindi non è attenzione proprio. Marco,
Attenzione Marco, perché nel mascellare edentulo non abbiamo dati, cioè l'unico dato che abbiamo da un nostro studio è che siamo andati a paragonare la cresta iliaca verso l'impianto corto, ma era lungo 7-8. Questo l'abbiamo fatto 7-8 anni fa, cioè 7-8 mm oggi, scusami, per me non è un impianto corto, ma allora lo era. Quindi non Certo. abbiamo dati sull'impianto corto nel mascellare edentulo, ma abbiamo dati sull'impianto corto nel mascellare parzialmente edentulo, come alternativa alla ricostruzione e al grande rialzo, impianti lunghi 7, 6 e 5 che funzionano allo stesso modo come le altre tecniche nel tempo, col fatto che costano meno e uno può avere meno problemi. Chiaro che il grande rialzo del seno mascellare è la tecnica ricostruttiva più predicibile. Però se tu trasporti tutto questo nella mandibola posteriore, oggi nella mandibola posteriore si ha proprio l'evidenza che l'impianto corto funziona meglio della chirurgia ricostruttiva. È chiaro che tu devi fare un discorso al paziente in termini di estetica, cioè se tu non ricostruisci non hai l'altezza, quell'altezza lì devi compensare con una corona più lunga. Ok? Certo, certo. Ma nel settore posteriore, chi te lo va a vedere che ha la corona più lunga? Cioè nel settore posteriore non è il problema della corona lunga, il problema è che queste corone non sono le corone dei denti sani, ma sono delle corone che devono essere modificate, che hanno una loro forma, che abbiamo studiato perché si devono poter mantenere nel tempo. Noi poi facciamo tutte protesi avvitate, ma penso che questo lo facciano tutti. Uno perché, scusate, io non sono protesista, ma diciamo il buco della vite oramai lo tappiamo con dei materiali che sono irriconoscibili dal punto di vista estetico. E Certo, certo. due perché a seconda del tipo di riabilitazione la protesi la smontiamo. Cioè noi il paziente zigomatico, se è uno che segue, lo smontiamo 2 volte l'anno, se è uno che non segue, lo smontiamo anche 3, perché tu non puoi dire all'igienista e arrabbiarti con l'igienista, puliscimi quella protesi lì ortopedica che ha un'altezza di 15 e uno spessore di 10. L'unico modo per pulirlo è smontarlo, questo in tutti i settori. Quindi secondo me sono molto d'accordo con te, molto d'accordo con te su questa cosa. Un problema Grazie. dell'impianto corto è che lavorando su un mascellare, essenzialmente quando parliamo di mandibola posteriore atrofica, abbiamo poca verticalità e abbiamo poca gengiva aderente. Questo è il vero problema. E se noi non ricostruiamo e non creiamo verticalità, abbiamo più problemi a creare gengiva aderente. Però insomma, adesso noi stiamo cercando in tutti questi pazienti di creare gengiva aderente prima di posizionare l'impianto corto. Quindi facciamo prima un innesto epitelio connettivo, approfondimento di forbice, innesto epitelio connettivale e poi inseriamo l'impianto corto. E in mandibola abbiamo cominciato a fare i carichi immediati. E quindi sul mascellare, quel caso che avete visto, abbiamo caricato dopo 6 mesi, però in mandibola abbiamo cominciato a caricarli subito questi impianti corti, a solidalizzarli fra di loro. E stiamo vedendo che il carico immediato aiuta l'integrazione anche dell'impianto corto. Grazie. Benissimo, io passo allora la parola al Luca, chiedo una dottor. cosa. Visto che devi fare il post-produzione, fai adesso la presentazione di Pietro Felice che hai dimenticato di fare quando tu hai Ma non, passato la parola. sì, ma non, non è, non è importante perché l'ho fatto vedere dopo, non ti preoccupare. Passo la parola al dottor Luigi Stefanelli, Condividi il che mio è schermo. libero. Che già è condiviso il schermo di dottor Luigi Stefanelli, che è praticamente libero professionista su Roma, oltre che essere presidente della Dynamic Navigation Society e Master Clinical Trainer Navident. Quindi la parola al dottor Luigi Stefanelli. Si vede lo schermo, vero? Sì, Sì. si vede. Ok, perfetto. Allora, io invece parlerò degli impianti pterigoidei e, diciamo, della riabilitazione del mascellare trofico utilizzando
quest'altro tipo di tecnica, che è appunto l'impianto pterigoideo. Da chi fu introdotto l'utilizzo dell'impianto pterigoideo? L'impianto pterigoideo fu introdotto da Toulasne nel 1989 e lui proprio ci disse che l'80% di questa regione rimaneva preservata nel tempo e questa rimanenza, cioè circa l'80% di osso nativo, poteva essere sfruttato per inserire un impianto che va dai 13 ai 20 mm. Se voi vedete questo mascellare, che è abbastanza atrofico, vedete le sezioni a livello dell'1.3, dell'1.6, del 2.3 e del 2.6, ci rendiamo conto che è un mascellare, diciamo, atrofico, ma rimane comunque dell'osso residuo tale da poter inserire due impianti pterigoidei, uno da 22 mm e uno da 20 mm. E in più, vabbè, in questo caso si può inserire anche un impianto sulla spina nasale da 11,5 mm. Però diciamo, è rilevante come un mascellare che, diciamo, è molto atrofico, comunque lo spazio per inserire un impianto pterigoideo molto lungo rimane. Così come questo caso in cui vedete anche qui mascellare atrofico, il paziente è venuto nel mio studio. Adesso diciamo, è in corso di trattamento perché diciamo, la prima cosa che ho fatto, visto che era portatore di protesi movibile, è stato quello di pianificare e di inserire due impianti pterigoidei. Sono stati inseriti, questo è il controllo della panoramica dopo alcuni mesi. Adesso devo inserire diciamo, appunto, degli impianti corti nella zona della premaxilla e vedere appunto, questo rientra in quei casi di cui parlavamo prima, di quel protocollo clinico di ricerca in cui sarà attuato diciamo, un carico misto tra pterigoidei e impianti corti. Questo è un altro caso appunto di mascellare atrofico in cui diciamo, c'è sempre la possibilità, come vedete, di inserire un impianto pterigoideo 4x14. Nell'altro lato è già stato inserito non da me, e comunque diciamo, è stato utilizzato per molti anni ancora in sede, però voglio dire, è l'unico impianto che la paziente, insieme a un altro impianto, diciamo, un po' più mesiale, che è rimasto in bocca alla paziente. Ma voglio dirvi, diciamo, voglio presentarvi quali sono i vantaggi di un impianto pterigoideo per poi vedere come gestisco un caso clinico. Beh, vedete, consente un approccio minimamente invasivo, è predicibile. Evita, diciamo, cantilevers posteriori, richiede un periodo corto di trattamento, è stabile durante il tempo. In una recente revisione della letteratura di Araujo ed altri colleghi si è evidenziato che il 94% di cumulative survival rate è mantenuto oltre i 10 anni di osservazione e che gli impianti persi sono dovuti a malpositioning e quindi prima del carico, quindi è un impianto molto stabile nel tempo. Il carico immediato è possibile, visto che non c'è bone grafting, un carico immediato è possibile, diciamo, riduce i costi sia al paziente sia al clinico. E allora la domanda è perché non è largamente usato questo impianto? Intanto ci sono due ordini di problemi. L'inserimento a mano libera con una tecnica, diciamo, semi-blinded, a meno che non ti chiami appunto Pietro Felice, Roberto Pistillo, Marco Rinaldi, è veramente difficoltosa. E poi c'è, diciamo, anche dal punto di vista protesico, un problema, perché è un impianto tiltato posteriore. Adesso, diciamo, l'avvento dei multi-unit abutment, oppure di alcune componenti dritte, ad esempio come quelle della Rein, che consentono appunto di correggere anche delle deviazioni importanti utilizzando queste sorta di mu a dritti, rendono la vita più semplice da un punto di vista protesico. Mi pare giusto anche sottolineare un punto qui da un punto di vista protesico molto importante. Le componenti della Rein hanno una vite protesica che è circa 1,3 mm, mentre i mu a tradizionale solitamente hanno 1 mm di vite protesica.
Siccome siamo in una zona posteriore dove le forze di masticazione possono produrre fratture delle viti protesiche, e siccome lo stress, diciamo la resistenza allo stress, è direttamente proporzionale alla sezione della vite protesica, passare da 1 a 1,3 mm di diciamo diametro di vite protesica, poiché la sezione varia con il quadrato del raggio, consente un aumento del 70% di resistenza, diciamo, agli sforzi. Ma vediamo, diciamo, nel trattamento degli pterigoidei, abbiamo detto che è una zona anatomica a rischio. È una zona anatomica che vedete qui in questa slide, dove c'è la fossa pterigopalatina, dove c'è il punto più, diciamo, craniale della pterigo, della fessura, della fissure pterigopalatina, della sutura pterigomascellare, il punto più caudale, e questa lunghezza è riportata a essere circa 13,5 mm, mentre l'arteria mascellare interna passa a 1 cm circa dal punto più craniale di questa giuntura. Poi l'arteria mascellare interna arriva nella fossa pterigopalatina e discende come con uno dei suoi rami terminali, con la palatina, diciamo, discendente, con l'arteria palatina discendente, attraverso il grande canale palatino e giunge nella cavità orale. Quindi, diciamo, il danno che si può creare è intercettare la palatina discendente durante l'inserimento dell'impianto pterigoideo, ma nella sua parte più apicale. Questa è un'immagine molto bella che ho presa da un articolo di Graves nel 1994, in cui si vede che l'estensione del seno mascellare e l'altezza al di sotto del pavimento del seno determinano sia il punto d'ingresso sia l'angolazione diciamo, dell'impianto pterigoideo. A mano libera c'è un punto di riferimento, e che è l'uncino del processo mediale, del processo pterigoideo appunto mediale, che si può palpare dall'orofaringe. Bene, quello è un nostro punto di riferimento, perché andando a mano libera, per trovare il punto più spesso, che è circa, diciamo, 5 mm più laterale e 14 mm al di sopra del punto più craniale della sutura pterigomascellare, appunto al centro dei due processi pterigoidei, si trova appunto questo punto più spesso, che, diciamo, è mediamente misurato con uno spessore di 5-6 mm. 5-6 mm che possono diventare 8, visto che l'impianto è inserito in maniera tiltata, per cui abbiamo uno spessore importante di corticale allorquando andiamo a inserire il nostro impianto pterigoideo. Vedete, addirittura ci sono alcuni autori che propongono l'inserimento oltre 1 mm o 2 nella fossa pterigoidea, dicendo che appunto in questa zona non ci sono zone anatomiche a rischio, e per cui, diciamo, è occupata per la maggior parte dai muscoli pterigoidei, e non rappresenta diciamo, un pericolo per il paziente. Ma allora, perché non viene? Se i vantaggi che vi ho presentato sono innumerevoli, perché non è una tecnica largamente usata? Beh, perché appunto fare questo a mano libera è abbastanza difficile. Se voi vedete in questo studio fatto da Verkusen ed altri colleghi, l'errore apicale di un impianto standard, quindi di 10 mm fatto a mano libera, è circa 2,9 mm. E a parità di errore angolare, mettere un impianto di 20 mm può significare arrivare a delle deviazioni importanti, 5 mm, 6 mm, e quindi, diciamo, non è un impianto che ha una curva di apprendimento semplice, un impianto a mano libera che è di una difficoltà enorme. Ma oggi, diciamo, c'è la tecnologia che ci può aiutare. In tal senso, l'utilizzo della chirurgia guidata dinamica forse rende, ha democratizzato l'utilizzo dell'impianto pterigoideo. Diciamo, attraverso questo sistema che consente di navigare la combine del paziente, diciamo, il paziente può essere pianificato un impianto pterigoideo, e la chirurgia guidata dinamica non solo, diciamo, consente al clinico di visualizzare la presa mentre avanza nell'osso, ma poiché può fare un controllo di accuratezza
per cercare di capire se ciò che sta realmente facendo corrisponde a, appunto, a un processo accurato, andando a toccare un punto di riferimento e vedendo sullo schermo la congruità tra ciò che tocca e ciò che vede, può, diciamo, può portare a termine una chirurgia sicura. Quali sono, diciamo, i valori di accuratezza di una chirurgia dinamica? Vedete, questo è uno studio pubblicato da me sul JOMI, di circa un millimetro a livello apicale, con un valore angolare di 2,26 gradi. Anche questo studio, fatto con un workflow differente, presenta gli stessi valori di, diciamo, di accuratezza, un millimetro, 2,5 gradi, e quindi è un sistema che è molto più accurato della mano libera. Anche altri sistemi, quello presentato ad esempio l'X-Guide dal dottor Bloch, presenta più o meno gli stessi valori di accuratezza, un millimetro a livello apicale. Ecco perché l'impianto pterigoideo, attraverso l'utilizzo, diciamo, di questa tecnologia, può essere più facilmente alla portata dei clinici. Ma qual è l'approccio che io adesso utilizzo quando devo inserire un impianto pterigoideo? L'approccio è un approccio che è sia di pianificazione implantare, ma con l'occhio, come diceva il professor Felice, alla protesi finale. Per cui il paziente arriva, faccio la combine, prendo, diciamo, un'impronta ottica con lo scanner introrale e faccio realizzare al tecnico una ceratura diagnostica digitale a cui applico dei marker radiopachi. E quindi provo, diciamo, questa ceratura diagnostica diciamo, in bocca al paziente, e faccio fare già in questa fase tutte le prove fonetiche, controllo le prove estetiche, i corridoi labiali, la lunghezza degli incisivi, che cerco di realizzare già a monte quello che sarà il risultato finale. Poi eseguo la combine, monto la ceratura diagnostica sulla combine attraverso la sovrapposizione dei reperi radiopachi della mia ceratura diagnostica e faccio una pianificazione che è una pianificazione protesicamente guidata. Una volta eseguita questa pianificazione, appunto, protesicamente guidata, sono pronto per la chirurgia. Il software adesso è diventato molto più semplice e snello, nel senso che vado a toccare delle viti di osteosintesi che ho preinserito prima della combine nel paziente. Il software stesso le riconosce automaticamente allorquando vengono, diciamo, toccate attraverso un tastatore. Quindi le immagini della combine vengono registrate, vengono portate in uno spazio di coordinate cartesiane note. Eseguo una prova di accuratezza, vedete, vado a toccare la vite di osteosintesi che ho inserito, una mini screw, e vedo che l'accuratezza è 0,0 mm, quindi sono sicuro che ciò che ho fatto è stato eseguito in maniera accurata. Procedo con la chirurgia, faccio l'osteotomia e inserisco l'impianto. In questo caso ho valutato anche l'accuratezza tra il pianificato e ciò che ho realizzato, e vedete che gli errori sono stati di 1,7 gradi, 2,46 gradi, ma comunque tutti errori, diciamo, molto, molto accurati, nel senso poche deviazioni. E questa è la consegna del provvisorio finale, del provvisorio alcune ore dopo la chirurgia. Ma voglio sottolineare alcuni dati che ho registrato nell'esecuzione di questi impianti pterigoidei. Questo è uno studio che è stato accettato ed è di prossima pubblicazione sulla International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry, in cui ho inserito 32 impianti a mano libera e 31 attraverso la chirurgia guidata dinamica, utilizzando pazienti parzialmente dentuli. Bene, diciamo, a mano libera, dovuti a malposizionamenti e con tempi comunque di esecuzione di chirurgia notevolmente più allungati, ci sono stati due fallimenti implantari dovuti proprio a cattivo posizionamento dell'impianto. Gli errori, diciamo, riportati sono stati i seguenti. È inutile che vi stia a sottolineare che non c'è paragone tra una chirurgia da un punto di vista di accuratezza, di deviazioni, tra la chirurgia
con l'ausilio della chirurgia guidata dinamica e quella a mano libera, ma diciamo sono stati anche rilevati alcuni dati che possono essere importanti da conoscere. Intanto lo spessore della mucosa al di sopra dell'impianto pterigoideo, vedete la media è stata di 5,41 mm, ma talvolta abbiamo trovato anche più di 9 mm, per cui diciamo una rimodellazione dei tessuti molli è sempre consigliabile al momento dell'intervento. E la distanza media tra l'impianto pterigoideo pianificato e la palatina discendente è stato di circa 3,5 mm, per cui però diciamo qualche volta c'era una distanza minima di 1,1 mm. Ecco perché l'utilizzo della tecnologia può aiutare il clinico nell'affrontare anche questi casi, laddove questa distanza tra impianto pianificato e canale palatino discendente può essere diciamo molto molto corta, molto ravvicinata. L'impianto medio usato è tra i 15 e i 18 mm e i multi unit abutment utilizzati sono stati per la maggior parte con un'angolazione di 30 gradi. Qualche volta, soltanto 5 casi, ho dovuto ricorrere a un multi unit abutment customizzato. Vabbè, il T-test ha evidenziato che c'era una significatività statistica tra diciamo la mano libera e la chirurgia guidata dinamica. Tutto qui. Perfetto, grazie per la presentazione. Ci sono delle osservazioni da parte dei colleghi? Io ho una domanda al volo per Luigi. Questa chirurgia flapless hai fatto tu? O sì. Sempre flapless? Sì. Senti Luigi, tu pensi che pur utilizzando la chirurgia flapless si possano utilizzare delle frese diverse dalle frese tradizionali, ad esempio gli inserti piezoelettrici o le frese da osteotensificazione? Ti possono dare qualcosa in più? Diciamo ovviamente... La domanda è pertinente, ma voglio dire, di fronte al maestro uno deve alzare le mani. Chiaramente l'utilizzo delle frese Versa di osteodentificazione sono da consigliare, perché come tu mi insegni, il primo tratto, diciamo, uno potrebbe anche non far ruotare la fresa, potrebbe andare a pressione all'interno dell'osso, perché è un osso poco denso. Diciamo troviamo la stabilità dell'impianto negli ultimi 3, 4 mm, 5 mm, per cui non solo si possono utilizzare, ma è auspicabile l'utilizzo delle frese di osteodentificazione. Chiaramente sì. Comunque no, guarda, devo dire, no, faccio i complimenti e devo dire che io ho cominciato ad apprezzare l'impianto pterigoideo quando usavo l'impianto pterigoideo come impianto temporaneo, che poi non diventava temporaneo perché rimaneva, nei pazienti che dovevano fare ricostruzione ossea e dovevamo trovare il modo di dargli la possibilità di avere una protesi fissa nei settori posteriori. Quindi veniva proprio utilizzato come pilastro distale, no? Con un appoggio ad esempio su un canino, quindi addirittura una protesi con appoggio implantare sullo pterigoideo e su dente naturale sul canino e poi la ricostruzione del settore posteriore. E devo dire che questi sono impianti che una volta integrati sono impianti veramente ad alta stabilità e ad alta durata. No, ma immagina proprio la possibilità di andare a pianificare bene e andare a impattare proprio quel piatto di corticale diciamo dove raggiungi quei 5 mm di spessore di osso denso, non lo schiodi più probabilmente, non lo so, ma non ho una lunga esperienza, ma diciamo probabilmente quell'impianto lì non lo schio di più. Sì, no, la cosa più importante è questo spessore dei tessuti mucosi, per cui delle volte sei costretto a fare degli interventi per ridurre la quantità di questo tessuto mucoso, per ridurre proprio il tragitto transmucoso, che in genere è molto lungo. Bene, bene. Io passerei la parola all'ultimo dei nostri esperti, che è il dottor Marco Rinaldi. Marco Rinaldi
è un libero professionista a Bologna, lui lavora come chirurgo orale implantologo sia presso il proprio studio che presso la clinica Villalba di Bologna ed è praticamente presidente, è stato presidente CAI Academy, Simplant Academy e direttore anche della CAI Academy d'Italia e quindi è un grande esperto sia nell'ambito della chirurgia orale ma nell'ambito delle tecnologie applicate alla chirurgia orale. Quindi passo la parola al dottor Rinaldi che diventa adesso relatore e quindi può da adesso può Ok, cominciare a condividere il proprio schermo. condivido. Ok, ecco, ditemi se va tutto bene. Sì, perfetto. Ok, va bene? Perfetto, bene, grazie Luca, grazie a tutti. Allora, io ho portato questa tecnica che io utilizzo da personalmente un paio d'anni e ora ve la mostro. Questo è un caso clinico. Vedete, qui siamo di fronte a un'atrofia molto, molto avanzata su tutto l'ambito mascellare. E abbiamo anche le sagittali oblique che vedete come mostrano la carenza ossea e di fatto l'impossibilità di mettere degli impianti adeguati un po' in tutta l'area e seguendo la classificazione di Baddeley-Olsen vedete che qui non abbiamo osso né nella zona molare né premolare né nella zona anteriore. Quindi questo paziente io lo vidi, questo non è certamente una critica ma deve essere uno stimolo. Io ho cercato di pianificare quattro impianti zigomatici ma non ci sono riuscito. Abbiamo fatto anche un modello stereolitografico, abbiamo fatto una simulazione al computer, una simulazione però per tutta una serie di angolature delle superfici ossee io di fatto avevo gli impianti più anteriori che mi risultavano essere molto scostati dalla superficie ossea oppure troppo palatinizzati. Insomma, io non ho pensato che questa fosse una buona soluzione per questo caso. Per cui mi sono rivolto a questa nuova tecnica, la cui filosofia è questa, cioè questo è un impianto che viene specificatamente costruito per il paziente, quindi fa parte di questi PSI, Patient Specific Implants, che quando una tecnica standard non è l'ottimale o quando non è l'ideale per un paziente o non è disponibile, e allora è necessario cercare una soluzione di tipo personalizzato. Questo è l'AMSCI, che è una sorta di rivisitazione moderna degli impianti sottoperiostali che, come ben sappiamo, sono stati utilizzati dagli anni 40-50 ed è un sistema che prevede la possibilità di offrire al paziente una riabilitazione fissa a carico immediato subito dopo la chirurgia. E gli articoli pubblicati nella letteratura scientifica sono quelli del professor Maurice Mommaerts dell'Università di Bruxelles, che ha pubblicato due articoli sul Journal of Maxillofacial Surgery, un altro su una rivista italiana, ma meno importante, l'abbiamo fatto assieme. E sostanzialmente tutta la questione nasce da un processo di ingegneria inversa in cui da una protesi di scansione che chi come me ha fatto e fa da tanti anni la chirurgia computer assistita sa, quindi si parte da una protesi radiografica e poi si costruisce la parte implantare. L'AMSCI è costituito vedete la mia freccia se io la muovo? Voi la vedete? Sì? Allora, Vediamo. è costituito da due ali, che sono allora, gli AMSCI sono due, uno destro e uno sinistro, che sono uniti dalla struttura protesica. Abbiamo le due ali che vanno nella cornice dell'apertura piriforme e questo va l'ala posteriore al corpo dell'osso zigomatico. Come sappiamo, sono delle aree di osso particolarmente stabile. E qui bisogna parlare brevemente, anche se è difficile per un medico parlare di queste cose, ma ci sono molti concetti ingegneristici nella costruzione di questo tipo di protesi. Infatti vengono usati i concetti della ottimizzazione topologica per ottimizzare il design, vengono utilizzati studi agli elementi finiti per valutare le distorsioni e la resistenza e dell'osso e della parte proteoimplantare.
e anche viene usato un software per stabilire dove devono essere posizionate le viti che fissano questo impianto o home plant, come volete chiamarlo. Ogni AMSCI viene corredato da questo schema qua, dove il chirurgo vede la dimensione delle viti e dove le deve mettere. E c'è anche un problema che sembra una cosa sciocca, ma non lo è, perché questa è una guida per l'incisione iniziale del tessuto gengivale che abbiamo modificato in collaborazione con il professor Mommaerz, perché adesso preferiamo questo tipo di soluzione, cioè un'incisione crestale, e questa è una guida che ci fa prevedere dove saranno gli abutment protesici. Però qualcuno comunque continua a preferire una incisione al vestibolo tipo l'Effort 1. Ora vi faccio vedere quindi questo caso clinico. Vedete la protesi di scansione, e questo è il design che viene proposto a noi. E questo è quello che arriva. Dunque, da sinistra, cioè da sinistra dello schermo, vedete, questa è la struttura della protesi temporanea. Questi sono i due impianti, destro e sinistro. Qui non vedo che cosa c'è perché il mio schermo è coperto, c'è qualcos'altro. Comunque, qui ci sarà sotto la guida, qui c'è la guida di taglio, e la qua guida sotto di abbiamo la guida sì, per l'incisione mucosa. Perfetto, sì, la vedo qui nello schermetto. E poi qua abbiamo la protesi finale e due protesi temporanee, una è, diciamo, semplicemente di scorta. Questo è il tutto montato sul modello stereolitografico, i due impianti uniti dalla struttura protesica che sostanzialmente li solidarizza, e la protesi provvisoria e la definitiva che dovrà poi essere rivestita dal laboratorio. Vediamo l'intervento, guida di taglio, quindi si fa una estesa scheletrizzazione della zona, più o meno simile a quella che si fa per l'implantologia zigomatica, quando il caso è molto atrofico, e dopodiché si inseriscono i due impianti, quello di destra e questo qua, che vanno incredibilmente bene, cioè si incastrano in modo molto preciso. È molto importante controllare ovviamente che tutta la superficie, che tutto l'impianto sia a contatto con la superficie ossea che lo riceve. Questo è l'impianto di sinistra, vedete come vanno su perfettamente. Le prime volte avevo sempre una certa apprensione in questo momento. I due impianti si incastrano, stanno su praticamente da soli, ma poi bisogna utilizzare la connessione della protesi, si avvitano in modo tale, con le viti da osteosintesi, e a questo punto si mette il paziente in occlusione centrica in modo da non avere più sorprese, e solo a questo punto, questo è un po' un trucco, si fissano, si preparano i fori per le viti da osteosintesi. Qui siamo sulla parte zigomatica, e qui siamo, direi, sulla cornice dell'apertura piriforme, e si preparano le viti. Le viti arrivano con l'AMSCI, nel senso che non possiamo usare viti da osteosintesi nostre, dobbiamo usare quelle che ci danno loro, che sono delle viti da 1,6 mm di diametro, e ci sono due viti per ogni ala, anche se gli studi, diciamo, agli elementi finiti mostrano che una vite sarebbe sufficiente a fermare il tutto. Però nel caso una vite non entrasse adeguatamente, c'è la seconda, e poi adesso abbiamo anche le viti rescue un pochettino più larghe, se una vite spanasse un po'. Quindi si fissa tutta la struttura, e a questo punto si rismonta tutto, quindi si toglie la struttura protesica, si fa una sutura molto accurata con punti da materassaio attorno agli abutment, che l'azienda chiama POST, e si chiude bene bene tutto. È una fase molto lunga questa, che deve richiedere molta attenzione. Si rimonta tutto e poi si cementa la protesi temporanea, e l'intervento è finito. Questa è una panoramica post operatoria. Questo è il rivestimento della struttura protesica definitiva, fatta dopo un paio di mesi circa di uso di quella temporanea. Questa è la stessa protesi in bocca al paziente.
E noi qui in questo caso abbiamo fatto un TAC a un anno dal CAD di carico masticatorio e abbiamo fatto poi uno studio, una superimposition dell'attack praticamente del progetto, quindi dell'attack preoperatoria con quella postoperatoria, abbiamo trovato una notevole corrispondenza tra quello che era stato progettato e quello che poi è stato eseguito. Ci sono alcune piccole variazioni, qua per esempio c'è una vite qua che io ho lo schermo coperto, una vite un po' più storta, ma comunque. Poi è stato fatto anche uno studio di comparazione delle superfici per vedere se ci fossero state delle zone di compressione, eccetera, e non ci sono state sostanzialmente, quindi questo è stato un risultato notevole. Questo è un gruppo di studio internazionale su questa tecnica che ora vi porto i dati. Questi sono dati molto, sono dati che sono controllati a livello universitario, ci sono persone che ci lavorano. Non vi dico subito che i numeri sono bassi, ma sono quelli. Quindi il primo AMSCI è stato installato nel 2016, in febbraio, quindi 4 anni fa. E ne sono stati installati in tutto il mondo solamente 42, 10 sono già stati costruiti, ma non sono stati installati perché sono stati bloccati gli interventi per la pandemia di adesso del Covid-19. E le success rate dal primo AMSCI è per adesso, solo dopo solo 4 anni, del 100%, cioè sono tutti impianti funzionanti. Questo è uno studio che ora deve essere completato, sono tutti i lavori che sono in corso di pubblicazione. Questo è uno studio fatto con un gruppo di colleghi e questo è fatto solamente però con 10 pazienti, però sono stati seguiti per un anno. Poi i dati arrivano, però mi dicono che non tutti poi riescono ad avere tutti i dati di tutti i pazienti, però questa è la base, poi naturalmente si metteranno più soggetti. Quindi sono stati visti prima dell'intervento, dopo un mese, 6 mesi o dopo un anno e sono stati valutati parametri oggettivi e soggettivi. Sostanzialmente l'endoprotesi, cioè le parti a contatto con l'osso, sono tutte immobili, quindi non c'è mobilità, non ci sono rinosinusiti né clinicamente e radiograficamente evidenti al T3, quindi a un anno, e i tessuti anche attorno agli abutment sono migliorati nel tempo. C'è stata una piccola zona iniziale, ancora un po' di infiammazione, e poi il quadro si è abbastanza stabilizzato. E anche i pazienti hanno portato un miglioramento della loro qualità di vita, cioè un notevole livello di soddisfazione. Bene, questo è quello che io vi volevo dire. Perfetto, grazie dottor Bacco Rinaldi. Prego. La parola ai colleghi se ci sono delle osservazioni o dei commenti da fare. Scusa, devo chiudere qua? Sì, adesso non ti No, ricordo, adesso gestisco direttamente io. no. Ok. La prima considerazione è che noi quando mettiamo un impianto zigomatico, anche se oggi si parla di impianto extrasinusale, l'impianto extrasinusale in realtà non esiste. Comunque a livello A, alto verso lo zigomo, noi nel seno comunque dobbiamo entrare. E il vantaggio del subperiosteo dell'AMSCI è che anche nel paziente affetto da sinusite cronica noi possiamo utilizzarlo, perché non E c'è poi la coinvolgimento chirurgia del è meno invasiva. Nel sì. senso che è andata. Sono assolutamente d'accordo, naturalmente d'accordo comunque. Senti, le vite da un istinto. Sì, vai, scusa Pietro. No, scusami, ma non meno invasiva legata al fatto che il paziente soffre, perché tanto il paziente dorme, è meno invasiva perché vai a zone anatomiche importanti, non vai intorno alle zone anatomiche importanti, cioè non vai intorno all'orbita, non vai intorno al forame improbitario, non... Uno scollamento più compiuto. Sì, quindi se. questo dipende perché in realtà è molto simile alla chirurgia zigomatica, lo scollamento, e poi in più c'è anche il fatto che questo impianto scolla,
parallelamente, cioè contemporaneamente, la parte laterale del naso e lo zigomo. Per cui io, per esempio, ho avuto un paio di parestesie, per fortuna transitorie, all'infraorbitario, cosa che invece non avevo mai avuto con gli zigomatici, perché vedete che lo zigomatico magari si tira solo sul corpo zigomatico, mentre qua si tende un po' a tirare anche davanti. Veramente, però... noi con Pietro sempre siamo abbastanza estesi con nello scollamento, quindi anche noi anche con lo zigomatico abbiamo avuto un po' di parestesie temporanee dell'infraorbitario. Tutti immagino, ecco. Sempre a controllare, cercare la visualizzazione. Volevo sottolineare questa cosa, che è la domanda che mi aveva fatto Pietro, che qui in effetti si mettono delle viti da 13 mm, che sono delle viti da osteosintesi, per cui nel caso fallisse tutto, un po' il discorso degli impianti corti o di tante altre cose, se dovesse fallire tutto, qua si smonta con praticamente una restituzione ad integrum come prima dell'intervento. Non è molto semplice, ma si svitano le viti e si toglie. Sì, Marco, però l'invasione del pilastro zigomatico... Scusate, no, sì? No, dicevo, invasione del canale nasolacrimale, ti è mai successo? No, quello viene studiato con software Mimics della Materialize e le viti vengono messe lontane, in teoria, dal canale nasolacrimale. Okay. Le volte nella zona sul pilastro zigomatico non c'è problema, gli spessori ci sono sempre. Però nella zona laterale all'apertura piriforme non sempre hai degli spessori per poter mettere delle viti lunghe, devi mettere delle viti corte. Sì, mettiamo, nei casi che ho fatto io abbiamo sempre messo lì dei 7 mm di vite. 7 mm. Che però probabilmente però passano dall'altra parte. Certo, perché questo è il problema. Perché, sai, facendo tanta chirurgia ortognatica, quando fai l'Elefort 1 e posizioni la placca anteriore, spesso e volentieri sei costretto a mettere delle viti da 5, perché oltre i 5 vai oltre, insomma, penetri nel naso. Ascolta, sì. Marco, non c'è continuità tra la mucosa che vai a sigillare intorno ai pilastri, che era un problema di una volta, no? Degli impianti subperiostei, in cui si aveva questa mucosa che non creava mai un pseudosigillo, no? E quindi c'è la domanda specifica: è questi pazienti come li mantieni, come noi per lo zigomatico? Sì, perché sostanzialmente questa protesi rispetto alla protesi che viene fuori dopo la chirurgia zigomatica è una protesi che viene costruita con un processo di ingegneria inversa sulla protesi, per cui sostanzialmente gli abutment sono sempre in cresta, quindi la posizione è sempre un'ottima posizione dal punto di vista anche del mantenimento igienico, perché i monconi sono al centro del tessuto gengivale. E poi la protesi finale è una protesi avvitata, per cui a quel punto si svita, si può svitare più volte all'anno e poi si può fare un po' come fate voi con il zigomatico. Non trovo sia nessuna differenza, se non che la connessione protesica è in una posizione più migliore rispetto a tanti zigomatici. Non ti è mai capitato di avere un'atrofia talmente importante? Generalmente lo vedi dopo, non so, noi delle volte ci capitano pazienti che sono stati sottoposti precedentemente a due interventi di prelievo di cresteliche, quindi nell'arco di 15-20 anni hanno perso tutto. Non ti è mai capitato di non poter fissare la parte anteriore e solo quella posteriore? Perché l'osso si sbriciolava. Allora, il processo diciamo così costruttivo di questa protesi è molto bello, perché si manda l'attacco, si mandano i dati e poi dopo dal costruttore ti arrivano delle proposte, cioè e poi c'è una discussione. Per esempio, io ricordo uno degli ultimi casi che ho fatto ora in febbraio, era una paziente che aveva il seno mascellare che proseguiva parte dentro
all'osso zigomatico, per cui abbiamo messo le viti invece che di fianco, le abbiamo messe in verticale, per dire piccoli particolari. Per cui, però, presa il primo AMSCI che il professor Maers ha fatto, lo fu fatto per una labiopalato schisi, per cui dove io ho le foto, dove mancava tutta la parte anteriore, per cui essendo un custom made si cerca di ragionare al momento. Tu stabilisci prima dove andranno le vite e vai a scegliere dove c'è più densità e spessore osseo. Sì, diciamo che gli ingegneri che costruiscono tutta la cosa fanno dei disegni e li propongono però al clinico, nel senso che poi noi ovviamente siamo responsabili del montaggio e di tutto il percorso chirurgico e protesico, per cui se c'è qualcosa che poi a noi non va dobbiamo farlo presente, ecco. Però non è anche questo un procedimento standard, non è che vengono fatti tutti uguali. Ecco. Problemi di apertura del collo, del pilastro protesico, non ci sono mai stati? Ma guarda, io i dati adesso sono talmente pochi, perché avete visto, qui parliamo 40, di 42 impianti, sono seguiti ognuno con un protocollo molto rigoroso che viene dato, per cui c'è uno specializzando dell'Università di Bruxelles che sta seguendo, anzi un dottorato di ricerca, sta seguendo tutti i dati, li organizza tutti, per cui c'è da valutare lo stato di infiammazione attorno a tutti i monconi, eccetera. Certo che ogni soluzione avrà dei problemi, ecco, per adesso devo anche dire che ora abbiamo in corso di pubblicazione un articolo interessante in cui abbiamo cercato di estendere l'uso dell'AMSCI anche in casi in cui non sarebbe stato proprio ideale, cioè praticamente con delle guide di taglio per cercare di eliminare parti ossee residue che a volte ci possono essere. Quindi insomma è una cosa che... Ma attualmente nella tua pratica clinica quotidiana, quando hai questi pazienti atrofici, scegli lo zigomatico o questa soluzione? Io nella mia pratica tendo adesso non è facile questa domanda, perché ti rifaccio la domanda. A tuo fratello cosa faresti? Io sono figlio unico, ho capito il concetto. Allora, questa è una tecnica che ha meno rischi, è una tecnica ben studiata, ben costruita, ben realizzata, che mi piace molto e secondo me adesso è in questo momento per alcuni versi la prima scelta, soprattutto nelle atrofie estreme. Poi invece quando siamo di fronte a un'atrofia un po' meno estrema, ecco, diciamo che se dovessimo paragonare questa tecnica a un quad estremo, allora mi piacerebbe forse più questo AMSCI. E in altri casi bisogna un pochettino valutarlo. Ok. Luca, io volevo chiedere a loro se gli è mai capitato, soprattutto a Roberto e a Marco, che sono diciamo un po' più grandi di me e di Pietro, di utilizzare la tecnica dei subperiostei precedente oppure di rimuovere per esperienza diretta, diciamo, qualche impianto periosteo fatto diciamo in passato e perché sono stati rimossi, al di là di quello che dice la letteratura, cioè qual è la loro esperienza diciamo di riguardo a questo tipo di impianti. Io non ho mai utilizzato un impianto su periosteo, non ho esperienza nell'inserimento dell'impianto. Mi è capitato di dover rimuovere degli impianti su periostei posizionati però 30 anni fa e non c'è più possibilità di paragonare l'attuale superiosteo ai superiostei fatti 30 anni fa, dove lì veramente è diventato quando lì dovevi rimuovere quell'impianto con delle reazioni diciamo connettivali dei tessuti cicatriziali importanti, non era facile la rimozione. Ok, è diventata una soluzione importante, una soluzione interessante per la tecnologia che ci ha descritto Marco. Termini di velocità di esecuzione dell'intervento, in termini di mantenimento, in termini di tutto, cioè è interessante, come io
poi l'ho detto prima di vedere la presentazione di Marco, anche rispetto a quello che facciamo noi in termini anche di problematiche nel tempo rispetto allo zigomatico. Sì, ecco, per rispondere alla domanda di Luigi, c'è da dire che questo impianto intanto viene fissato allo zigomo e ai pilastri mediofacciali, non viene fissato sulla cresta alveolare, che come sappiamo quando i denti vengono tolti la cresta alveolare piano piano si riassorbe, quindi magari si allontana dalla struttura implantare, che a quel punto è più facile che si esponga, quindi questo è un dato. C'è da dire però una cosa, che questo prodotto è un prodotto con delle capacità costruttive molto molto particolari e a livello alto. Bisognerebbe capire se magari altre situazioni o altri impianti, perché la costruzione è un dato fondamentale, cioè è difficile paragonare un impianto custom made fatto con certi concetti con un impianto fatto con altri concetti. Questa sarà un po' la sfida per il futuro, secondo me, cioè capire se uno funziona e un altro anche funziona oppure no, perché sono tutti molto simili. È il titanio Eli 23. È di 23. Bene. Ok. Molto interessante oggi. Bravo Luca che ha organizzato questa cosa. No, innanzitutto devo dire che ascoltarvi è un piacere. Ascoltarvi è un piacere perché si sente l'entusiasmo, si sente non solo la professionalità, ma si sente proprio la passione che ciascuno di voi mette nel proprio lavoro. E questo vi garantisco che è bello da sentire, davvero molto bello, quindi faccio a tutti e quattro i miei complimenti. Io volevo lasciarvi con una domanda, che rivolgo a tutti e quattro, e in questo senso legato un po' al concetto di tecnologia, no? Cioè, noi parliamo di industria 4.0, parliamo di odontoiatria 4.0, si parla molto di tecnologia. Io volevo capire da voi quale voi pensate sia il giusto equilibrio tra l'approccio tecnologico, e quindi l'innovazione, lo spingersi verso, diciamo, delle frontiere che magari sono un po' al limite, con l'esperienza professionale che ciascuno di voi ha costruito nel tempo. Secondo voi qual è il giusto equilibrio? E questa è una domanda che faccio a tutti. Incominciamo prima con Roberto, poi se è possibile con Pietro, con Luigi e con Marco. Secondo voi qual è il giusto equilibrio tra tecnologia e esperienza professionale? Allora, guarda, per quanto riguarda, io ho parlato di zigomatici, quindi mi concentro a rispondere pensando agli zigomatici. Allora, l'implantologia zigomatica ha bisogno di conoscenze anatomiche importanti, cioè tu non puoi approcciarti allo zigomatico se non hai una conoscenza anatomica importante, per cui devi seguire un percorso che preveda delle dissezioni su preparati anatomici e una certa esperienza, quindi un percorso di crescita, una curva d'apprendimento. Però è pure vero che la tecnologia, ogni tecnica è migliorabile. La tecnologia ci ha dato una grande mano, perché noi siamo passati dai primi casi in cui veramente dovevamo fare degli scollamenti estremamente estesi, poi progressivamente abbiamo ridotto i nostri scollamenti, quindi avere la possibilità di realizzare delle dime chirurgiche che nell'impianto zigomatico devono essere ad appoggio osseo, perché c'è chi sogna di fare questa chirurgia flapless, è improponibile l'implantologia zigomatica flapless, non si può fare, però se tu hai la possibilità di realizzare delle dime chirurgiche custom made, anche queste, ad appoggio osseo, ti possono aiutare nel ridurre gli scollamenti. Poi in realtà poi la tecnica è sempre quella, per cui la tecnologia è fondamentale in tutte le tecniche che noi pratichiamo, è fondamentale. E paradossalmente la tecnologia è fondamentale anche nell'andare a utilizzare un impianto lungo 4 mm, perché se tu pensi al caso che ho presentato senza alcun riferimento tecnologico, con la tecnologia ti andavi a posizionare in zone dove c'era più osso e più densità ossea, oppure immaginati un'area di un premolare inferiore dove hai 5 mm sopra il nervo
andare a utilizzare un qualcosa di guidato, dinamico, è di sicuro è un aiuto. Oramai diciamo, la tecnologia abbiamo visto che è un qualcosa che attenzione, la tecnologia però aiuta non il chirurgo, chiamiamolo orale, non esperto, ma il chirurgo esperto. Cioè, questo è un qualcosa che secondo me oggi manca, cioè il fatto che la tecnologia è l'esaltazione del bravo chirurgo. E questa è una cosa fondamentale perché alcune aziende ti mettono in mano aspetti tecnologici dicendoti che questo ti permette di sostituire la tua inesperienza, ma non è così. Non è così. Cioè la tecnologia è l'esaltazione del bravo chirurgo. E questo penso che oggi si sia visto con voi, con i tre relatori. Perfetto, assolutamente Sì, condivido. c'era. Chi sta a rispondere? A me? Sì, O... no, sono Luigi? Vabbè. perfettamente d'accordo con quello che hanno detto sia Roberto sia Pietro, cioè la tecnologia non sostituisce il bagaglio di conoscenza, ma consente diciamo, all'esperto chirurgo di raggiungere il risultato ottimale, di previsualizzare ad esempio il risultato finale, renderlo più predicibile, ottenere il meglio dal punto di vista, diciamo, chirurgico e protesico, cioè consente di arrivare al meglio di quello che può essere il risultato pianificato attraverso appunto un aiuto che ti dà la tecnologia, cioè consente di rendere uguale ciò che hai pianificato. Però devi pianificare bene. Certo. Beh, allora io concluderei, se posso, ricordandovi come una volta la questione era riferita al protesista o all'odontotecnico, no? Vi ricordate quando si mettevano gli impianti, poi qualcun altro doveva farci la protesi, no? Quindi c'erano queste forme di collaborazione professionale che alla fine abbiamo imparato come sono importanti, quindi come è importante avere un buon protesista, avere un buon odontotecnico, eccetera. Ora, con le tecnologie moderne, queste collaborazioni con competenze diverse si stanno estendendo agli ingegneri, alle macchine che costruiscono. Nell'AMSCI è impossibile fare da soli, non è proprio impensabile perché sono competenze che noi non abbiamo e non avremo mai, naturalmente. Per cui dobbiamo abituarci che per avere risultati migliori dobbiamo metterci in gioco, ognuno con le proprie competenze, con figure anche molto diverse, come oggi sono gli ingegneri informatici, chi costruisce queste macchine di stampa 3D, eccetera, eccetera, insomma. Ma direi che siamo tutti d'accordo su questo. Perfetto. Certo. Io no, diciamo che chiudere diciamo, l'incontro e volevo semplicemente ringraziarvi e soprattutto sono molto contento perché i colleghi che vi ascolteranno trarranno grande vantaggio dalla vostra esperienza e da quanto è stato appena condiviso. Quindi sono molto contento per chi avrà l'opportunità di sentire questo webinar. Webinar che verrà appunto postato su YouTube e poi diffuso attraverso i canali social che conosciamo. Quindi a me non rimane altro che ringraziare voi come esperti perché appunto avete comunque condiviso la vostra esperienza con tutti quanti noi e vi auguro e ci auguriamo che la vostra esperienza possa continuare a fare del bene e a sviluppare quelle competenze e quelle conoscenze che sono utili per tutti quanti. Sia per voi, ma per coloro che ci ascolteranno in differita, magari in un secondo momento. Grazie a Speriamo, te. speriamo. Quindi, Grazie a grazie di tutti. cuore. Grazie Grazie di cuore. a tutti.